Un libro oggi che sarà qui presentato presso la sede della città metropolitana, si parlerà di Sud. Lei di questo Sud, cosa, che è una donna del Sud, cosa ha da dirci? Beh, io dico qualche cosa da oltre una ventina d'anni veramente per il Sud, ma non mi pare che si siano fatti tantissimi passi avanti. Siamo preoccupati per il tema dell'autonomia differenziata, indubbiamente. Ci auguriamo che il PNRR sia veramente portato avanti con l'impegno che Raffaele Fitto credo che stia anche dimostrando per recuperare tutte quante le risorse, ma siamo anche molto preoccupati per il tema dell'unità nazionale che non ci sembra stia molto a cuore a tutti e su questo dobbiamo ragionare. Naturalmente non vogliamo essere un sud piagnone, anche perché abbiamo tante di quelle eccellenze che tante volte però non riusciamo neanche a fare conoscere e su questo dobbiamo puntare molto. Noi come associazione Io Sud, associazione culturale e politica, lanceremo dei messaggi molto chiari in termini proprio di attività, ecco, sul territorio, perché pensiamo che si possano trovare le aggregazioni giuste. D'altro canto, se c'è quasi il 50% di gente che non va a votare, evidentemente non ha trovato le motivazioni giuste e sta a noi cercare di motivare tutti coloro che hanno a cuore il Mezzogiorno d'Italia e che quindi possono veramente dare una svolta.